Buonasera a tutti, guarda che giro devo fare per piazzarmi in mezzo alla faccenda. Allora, siamo qui riuniti per commentare le due partite dell'Italia. Perché ormai in Italia siamo tutte ricercate. Guardiamo i nostri telespettatori, anzi. Allora, c'è stata la partita dell'Armenia. Contro i temibili, no? I temibili rappresentanti appunto dell'Armenia, vicino al deserto dei Tartari, no? Il deserto dei Tartari sono proprio prusci, no? E però il grande condottiero Bertelli ce l'ha fatta 3-1, questa, è arrivata 3-1. Allora c'è stato un calcio di rigore inesistente, perché è venuto su un rimpallo, la palla è finita su un gomito, aveva anche la testa voltata il giocatore dell'Armenia, no? Ecco, e l'arbitro giustamente per Bertelli ha dato il rigore, poi Bertelli si è lamentato sull'azione successiva del pareggio dell'Armenia, perché secondo lui c'è stato in seguito allo scontro di gioco, no? Cioè una testata tra due, non mi ricordo chi era, quello azzurro, chi era? Si è scontrati tra di loro, sì, no? Sì, allora ha detto, dice l'arbitro, doveva fermare il gioco, no? Ma scusami, ma allora l'arbitro c'ha il potere, la facoltà di far proseguire il gioco oppure no in queste case, no? In casi in cui uno o più giocatori rimangano a terra, ecco. Allora, diciamo che l'arbitro ha aspettato e fosse segnato il gol e dopo ha fermato il gioco. E quindi, questo è quanto. Però, poi nel secondo tempo è successo e loro si sono mangiati due gol clamorosi. Uno sull'1-1 e l'altro sull'1-2, no? Che avresti fatto anche te. Sì, un gol facile. Ecco, quindi, poi... l'Italia è riuscita a segnare, hanno fatto un altro clamoroso errore in difesa, perché sul cross del Pirletto hanno lasciato solo due giocatori italiani, no? Il Pirletto, no? Si sono ritrovati proprio. Sai perché il Pirletto? No, non so. Perché? Perché vuol dire Pirlo vecchietto. Ah, vecchietto. E anche Gobetto. Gobetto. Ma voleva candidare, ti ricordi i Juventini, soprattutto mi pare, aspetta, il Marchisio, Tutto Sport, insomma, vabbè, Tutto Sport. È un giornale autorevole, no? Tutto Sport proprio, autorevole, sì. In Galleria San Federico sarà autorevole, altrove no. Allora, l'avevano candidato dopo la semifinale contro i tedeschi, l'avevano candidato per il pallone d'oro, il pallone d'oro. Poi arrivarono gli spagnoli e così lo cancellarono proprio dal campo, lui e l'altra mezzala, mi pare Passatina di Olive. Sì, Passatina di Olive, sai chi è Passatina di Olive? Com'è? Montolivo. Perché porta la passata, no? Però Montolivo sta giocando uno dei migliori, Figurati gli altri, allora, sono i migliori. Ieri sta il migliore a giocare, c'è stato Lazio Milan, i tuoi amici laziali. L'ho visto. È stato il migliore della Lazio. La Lazio è stato squadra. Il migliore della Lazio. Della squadra. Sì. Infatti hanno giocato 12 e c'è molto lì. No, caro Lusco, sottovaluti il fatto che gli italiani non si impegnano in partite così, ma invece la Danimarca, però con la Spagna si sono impegnati. Stesso risultato, ma grande prestazione. Allora, anche il basso vivo. È vero. No, però chiamo Passatina. Passatina. La Spagna, ricordo lo stesso punteggio, 3-1, hanno fatto una storia infattiva. Cambiata la partita. La finale grande prestazione. No, la finale No, non torniamoci più sulla cosa. Ma perché? Noi se non c'era quell'errore, quell'errore grave, ti ricordi che errore? Qua è errore, l'errore è tenere, forse è l'errore che è andare a scegliere l'allenatore, forse. No, ma è arrivato in finale. No, allora io ti ripeto, il CT azzurro pallido Bertelli ha detto che la formazione era stata fatta secondo il criterio della riconoscenza. Cioè lui doveva esprimere la sua riconoscenza a questi azzurrini che lo avevano portato fin lì, capito? La riconoscenza, ma Dio, io prima gioca e poi dai della dopo la riconoscenza. No?
Vabbè, comunque a qualcuno continua a esprimere la riconoscenza, tant'è vero che appunto la Passatina è ormai diventato titolare, no? E poi dunque, quindi partita gli ha dato tutto bene con una squadra francamente, diciamo, non da Serie C, però è sempre la No, aspetta, sto parlando dell'Armenia. Dopo sono passati alla Danimarca. Vabbè, comunque il martedì successivo. Allora, la Danimarca cosa è successo? Nei primi 15-20 minuti praticamente i danesi sono sbarcati, no? Sono sbarcati un po' più su, perché hanno già a Milano, ma saranno sbarcati, non lo so, a Marina di Carrara, e poi hanno risalito l'Appennino, la Val Padana, sono arrivati a Milano a giocare, i primi 15 minuti, 20 minuti hanno menato la danza, no? Tra l'altro hanno avuto due palle gol clamorose sullo 0-0, quindi potevano essere due... Sì. Che c'è di buono in Danimarca? Cosa cucinano? Cucinano la birra danese. Allora, diciamo, due ceres, avrebbero potuto servirci due ceres, no? Gli armenieri danesi. Invece sono arrivati, allora, come si dice la solita massima, gol bagliato, gol subito, sono arrivate due belle pizze. Una aspetta che è stato a segnare il primo gol. Non ricordo. Il secondo De Rossi. Aspetta, Passatina ha segnato. Ecco, la pizza c'è il pomodoro, la Passatina è il pomodoro e le olive sopra. Tant'è vero, non sembrava nemmeno lui. Dice, ma questo cosa è? Molto olivo nel sotto, non era accorto nessuno. Incredibile, va bene. E poi dopodiché c'è stato il solito giochino del pirletto, no? Che va, c'è il terzino o l'ala e va fino al fondo, poi gliela passa indietro, lui fa il cross di prima, visto? L'ha fatta anche con il Napoli ieri. Poi è arrivato De Rossi e l'ha buttato. Poi c'è stato, uno dice, io lo sai che ho fatto. Ma sì, poi vince 2-0, tanto già finita, no, la partita. E invece sul finire del primo tempo è arrivato il gol dei Vichinghi, va bene. E siamo andati a riposo sui due, già quello è come dire scompina tutto, esatto. All'inizio del secondo tempo il parrucchiere delle cure, come lo chiamavano all'inizio, cioè Osvaldo, no? Anche l'oste, sì, la trattoria da Osvaldo. Se così, diciamo, ha servito qualcosa di troppo piccante all'arbitro, e allora l'arbitro ha deciso di cacciarlo, va bene? E quindi a quel punto lì uno si immagina, siamo rimasti in 10, insomma, questi ci mettono, hanno 45 minuti di tempo più il recupero, ora va a finire, non solo se ne becca un altro, ma si rischia addirittura di perdere. Invece hanno reagito positivamente a questa. E invece è finita 3-1 grazie a Balotelli, no? Che una pregevole. Sì. Però qui ci sono cose da Balotelli, sono d'accordo. Però è stato. Allora a questo punto noi bisogna dire due cose. Allora, la prima è che quelli della Danimarca sono delle pippe, perché a ritrovarsi in 11 contro 10, addirittura a prendere il 3-1 è a livello quasi dell'Armenia. Siamo d'accordo, delle pippe colossali, va bene. E poi l'altra cosa è che per Delli, il quale ha fatto fuori Cassano in un modo, come dire, molto vicino, ma nemmeno troppo, diciamo, somiglia un po' al suo vecchio amico Lippi, no? Il bagnino Gobbo. Il bagnino Gobbo, naufrago, perché poi cercò di sbarcare in Sudafrica, ma naufragò miseramente. E per Delli vuole ricalcare le orme del bagnino, capito? Quindi ora dice anche Balotelli, no? Che l'ha deluso perché si è fatto operare agli occhi e lui non andava bene, sempre il malosito. Come mai sempre il malassico così? Ma questo è... Dice ci sono rimasto male, io c'avevo un appunto, ci sono rimasto male e lui
Non è venuto con noi, no, non ha risposto alla chiamata dell'Italia, della mia squadra, la mia chiamata, e poi dopo è così, si è fatto operare all'occhio. Ma scusa, ma allora lo vuoi mandare in campo cieco? Questo non ho capito. Un intervento, poi era un intervento sì, banale. Banale, però delicato, che mi comporta un derolso un po' lungo, non è immediatamente uno subito prende il visus, per cui insomma, vabbè, comunque. Vabbè, fatto insomma, comunque Balotelli ha fatto un gran gol. E la squadra non ha sofferto, francamente. Nel secondo tempo non l'ha mai fatto. Essendo, sembrava che giocassero inferiorità numerica. Sembrava fossero gli italiani in 11 e gli altri in 10. Indubbiamente. Comunque, come dice il grande Brera, la Deu, palla. Sì, è palla. Le palle, c'è Andrea, mi pare fu anche quello che si celebra. Per primo parlò della sudditanza psicologica. Sì, 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 troppo delle massime di vita. Ecco, vabbè, insomma, vabbè. È finita anche una anche questa. Sì, vabbè, archiviamo, poi ora si va a primavera, no? Sì, debiti la primavera. A posto. Sì, guarda, ma poi ha detto, mi pare abbia detto, ah aspetta, non sai che ha detto qua? Ha detto buon Natale a tutti, così festeggiamo il Natale. Va in ritardo, perché si sveglia per lui, va in ritardo. Anche Resilio ha delle battute proprio fenomenali, cioè io spero che Bertelli rimanga l'allenatore dell'Italia per anni e anni e anni, almeno avrò tanti argomenti da parlare proprio. Tanto sa anche il vicino, il vicino. Un tiro di schioppo, no, siamo vicini al commerciale. Sì, ci sente pure in questo momento. Magari ci sente, ci sente, ci chiama. Ora sarà di ritorno. Magari noi ci chiamo una volta. A partecipare alle nostre riunioni. Allora, dispettose. Dispettose. Allora, ora è finita la parentesi iniziale sull'Italia. L'Italia. Ora si passa a parlare del premio del cavolo, che forse tu non sai cos'è il premio del cavolo. Che cos'è? Il premio del cavolo è praticamente l'assegnazione di un omaggio, diciamo così, simbolico, no? A chi l'ha sparata più grossa, cioè a chi ha preso la cantonata più grossa, diciamo, nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, insomma, diciamo recentemente, va bene? Recentemente. Allora. Io chiaramente raccolgo un po' di frasi, dai. Sì, raccolgo sulle radio, le TV, i giornali, no? Tutto quello, tutto le sparate degli addetti ai lavori, e io vi rammento che tutto ciò che io raccolgo non è altro che una goccia nell'oceano delle cantonate, capito? Degli abbagli. Puntare fritta spesso, no? Allora, i 10 di... iniziamo subito. Il personaggio che molti conosce, Mario Fenerani, detto bla bla. Uno dei migliori giornalisti. Detto bla bla, perché bla bla? Perché è consigliere comunque. Appunto, bla bla, cioè diciamo è ciarliero, no? Diciamo la chiacchiera è il suo mestiere. È uno dei migliori. Allora, bla bla Fenerani dice a Radio Viola, trasmissione di Lady Radio, il 10 di ottobre, stava parlando con Antonioni, no? Parlavano di possibili arrivi, calciatori nuovi, no? Lui dice: Giancarlo, tu avresti qualche consiglio per gli acquisti, no? Un giocatore che si confarrebbe alle caratteristiche della squadra Viola, che si confarrebbe. Ma qui la consecutio proprio, sai cos'è la consecutio tempo? No? La conseguenza del tempo, no? Sì, la correlazione dei tempi, bravo. Ecco, allora vai a spiegare a Tenerani, va bene? Appena tu lo vedi. Che ecco, non lo vedo mai. Vabbè, ma se in quel caso ti capita, dici guarda, prima di entrare in consiglio comunale parlare, anche alla radio, ripassati un po' la grammatica, va bene? Allora, poi c'è sempre lo stesso giorno. E Toni Damascelli, che è una firma, mi pare, del giornale, sì, del giornale di Milano, di Sanlusti. Sì, direttore Sanlusti. Ecco, detto anche Sanlustioni. Non so, perché è Sanlustioni. Ancora no. Perché non lo vorrebbero nemmeno lì. Neanche in galera, proprio. Allora, quindi, Toni Damascelli, il giornalista sportivo, una firma di grande gettonato, sì, no? Però in Toscana sembra sia detto anche Damascenti,
non Damascelli. No, Damascelli. Damascelli, perché ogni tanto dice, ogni tanto spara delle scempiate, no? Scempiaggini. Radio Sportiva, lui interviene a Radio Sportiva. Il 10, sempre lo stesso giorno, il 10 ottobre, adesso è un giorno, cioè si sono dati da fare, no? Questo giorno qui, per spararle grosse, dice Cassano è un buon giocatore, no? Sicuramente sopravvalutato, dice, ah, sopravvalutato Cassano, eh? Però anche lui, cioè, anche lui da Mascella essere considerato una grande firma, dice, forse si esagera anche con lui. Non parlare, sembra che cioè, Cassano sia un buon giocatore, cioè lui e Balotelli con le loro giocate fenomenali hanno portato l'Italia a disputare una finale. No, è arrivato in finale. È arrivato in finale con le prodezze di Cassano e Balotelli. E la procura di Prandelli, no? Che ha... No, un pochino. Quello tu lo dici te, un pochino, orchestrato, un piccolo merito di ambito, come con Caragia, un 10%, un 10% diamoglielo di merito, dai. Un 10% Prandelli di merito diamoglielo della finale. Degli europei. Così tanto? Vabbè, 8%, dai. Vabbè, dai. Vabbè, allora, dopo questo intervento, c'è ancora il Damascelli, no, che ne dice ancora una più grossa, secondo me. Praticamente telefona un ascoltatore da Napoli, no? E ne dice un monte di cose sulla Juve, insomma. Infatti, diciamo, cominciava a dire questo tifoso napoletano, e allora la finale di Supercoppa hanno combinato questo e questo. Poi dice pure la partita a Napoli dell'anno scorso successe questo e questo. Insomma, riportava, diciamo, certosinamente un po' tutti gli episodi a vantaggio della Juve, no? E allora lui praticamente non la piglia bene, no? Lui Damascelli è uno di quelli che calciopoli, insomma, la storia di Moggi non è rappresentata bene, no, dalle condanne che poi si sono avvenute. No, secondo lui non è tutta colpa della Juve, no? Cioè, quasi quasi, insomma, la Juve... È un po' trapespiatorio, diciamo. Bravo, esatto, bravo. ha fatto troppo... E sono stati troppo duri contro la Juve, capito? Invece hanno tralasciato altre squadre, magari, non lo so, lui vorrebbe dire l'Inter. Allora, dice, insomma, praticamente non gli è piaciuto questo intervento critico di questo accostatore di Napoli, appunto, che contestava gli arbitri per i continui aiutoni, no? No, gli aiutini erano quelli di Totti, gli aiutoni per i gobbi. Allora, lui dice, io non ho nulla da rispondere a questo qui, no? Non ho nulla da rispondere. Dice, salvo che dire che è intervenuto un PM. Dice, questo è un PM, no? Cioè, in modo, come dire, poco. No, non nel senso PM, uno che investiga sui mafiosi e sui corrotti. No, sei un PM perché sbatti in galera, cioè, ti pare così. Abusi del tuo... ecco, un PM, va bene. Allora, lui, che poi lavora per un giornale, il cui proprietario, insomma, è sottoposto un po' a delle... appunto, chissà che ossia il conflitto di interessi, ma a parte questo... Ma se te, ma caro Damascelli, che qui ti chiama Damascempi, che forse chissà, forse tutti i torti non c'hanno, ma se non ci fossero PM in questo territorio governato dalle mafie e dalla corruzione, ma chi deve intervenire? Chi interviene? I partiti politici? Ora si parla un'altra cosa. Insomma, è un intervento del tutto. È scivolato. Non aveva tacchetti giusti. È scivolato. Andiamo avanti, chi altro c'è in posizione? E vabbè, insomma. Allora, poi c'è Di Gennaro, Antonio Di Gennaro. Aspetta, forse c'è qualcuno prima. Ah, aspetta, c'è un altro scivolone grammaticale. Allora, di Andrea Baldini. Da non confondersi con Baldini. Con la Rai, che è andato alla Rai, giornalista. Sì, Rai. Che era chiamato l'avvocato del corpo. Sì, perché tutte le volte interveniva alle radio diceva bene di ordino, cioè era lui, è rimasto lui quando è corpo, lo difendeva solo lui alla fine. Allora, quindi Andrea Baldini a Radio Viola, rivolto a Pin, no? Perché c'era in studio, c'era Celeste Pin e Malona Conte,
È una bellona, bellona. Una morettina, insomma. Sì, sì. Interessante. Sì. Sì, io vorrei dire, vorrei che dire. Respiri, oh, sì, dire. No, no, respiri. La conosci? Ma diciamo, ma non la Monte popolava i miei sogni erotici. I miei sogni erotici nel carne. Allora, è un'offesa, eh? No, anzi, però. Allora, dice Andrea Baldini, sempre stessa trasmissione Radio Viola, no? Lady Radio, io vorrei che voi facciaste un commento sulla prima parte del campionato. I congiuntivi sono difficili, dovrebbero abolirli dal dizionario, dalla grammatica, proprio. Vogliamo anche l'italiano. Dirli. È pieno di americanismo. Vogliamo anche l'italiano. Facciate belle facciate. Poi il 15-10 ritorna bla bla Temerani, no? Un altro intervento a Radio Viola, no? Allora dice sull'Italia, no? Un intervento sull'Italia. L'Italia non è ancora la grandissima squadra dell'europeo, no? Ma in fondo ha vinto 3-1 in Armenia. La grandissima squadra si qualificò solamente perché la Spagna decise di battere la Croazia. Ti ricordi? Se Croazia e Spagna avessero pareggiato 1-1, il biscottone, l'intortata, eccetera, ecco, l'Italia avrebbe ripreso l'aeroplanino, non Montella, no, l'aeroplanino da Kiev, da Varsavia. Sarebbe... Esatto, la grandissima Italia. No? Ecco, allora... Quindi appunto io sottolineo, no, che la grandissima Italia sarebbe lo squadrone che ha beccato 4 Faellas in finale dai Torelli Berici, no? Che ha rischiato di perdere con la Croazia, con la conseguente prematura eliminazione, e poi faticando 7.000 camicie contro l'Irlanda, i celtici, dell'Irlanda, e poi dopo ha rischiato grosso pure con la mediocre Inghilterra, no? Mediocre non l'ho detto io, hanno detto i vari cronisti, commentatori italiani, no? Ecco, questa sarebbe la grandissima Italia, insomma, dice, se di Teneranno, grandissima Italia. E poi c'è Di Gennaro, il 15 ottobre, sempre a Radio Viola, rivolta a Puccetti, che era il conduttore quella puntata, e dice Di Gennaro, abbiamo contattato, è Puccetti, ora la faccio io, perché la piglio io la cantonata. Allora, Puccetti dice a Di Gennaro, abbiamo contattato Pasquale Marino alcuni giorni fa. Allora, Pasquale Marino, per chi non lo sapesse, è conosciutissimo nell'ambiente del calcio, è un grande direttore tecnico, un direttore sportivo, e ora mi pare in forza all'Atalanta, no? Giusto? Mi sembra di sì. Ex Napoli, e in forza all'Atalanta. Allora, quindi ovviamente uno si immagina Di Gennaro, commentatore di Sky, no? Sicuramente lo conosce, no? Conosce Pasquale Marino, figurati. Invece la risposta è, e chi è? Cioè, Di Gennaro, c'è chi è Pasquale? Ma chi è questo? Io l'ho ripetuto anche. Dice, allora, complimenti davvero, no, ai commentatori di Sky, no? Cioè, devono sapere tutto di tutti, ma nemmeno conoscono gli allenatori della serie, non gli allenatori, gli allenatori, sì, è vero, l'allenatore Pasquale Marino. No, mi confondevo anch'io, Pasquale, no, c'è un altro Marino. E chi? Quello dell'Atalanta. Come si chiama? Ora non me lo ricordo. Allora non è che... Sì, ce ne sono due, ma ci sono due Marino. Un Marino ce lo presente. Verificheremo, dai. Si chiama Marino, anche quello dell'Atalanta. Sì. Uno è Pasquale Marino, no? E l'allenatore. Va bene, quindi lui non conosceva l'allenatore. Pasquale Marino ha allenato l'Udinese, poi, aspetta, il Genoa, sì? Forse il Genoa? Varie squadre. Va bene. Allora, a questo punto noi dobbiamo assegnare il premio. Assegnare il premio del cavolo. Ecco, direi assegnato senza dubbio. Secondo te? Allora, ci sono Teneranio per due facciaste, mi è piaciuto.
Io lo darei a sto gettone di presenza. Io sono gettone da macchina. Simbolico, è un euro simbolico che verrà ritirato direttamente. Anche se da Mascelli. Sì, io sono gettone da Mascelli. La Mascelli, perché ho quella fece un cavolare una volta la sportiva, la Mascelli. Ma si chiamano spesso perché per Maloso è molto pericoloso. Per Maloso è spocchioso. Te sai chi è? No? Hai visto la Mascelli? Ah sì, l'ho vista anche a volte, però insomma non nelle sue migliori performance. Sì, lui quali sono le migliori? Ah, quando sente aula e fa le sue sapeate. E va proprio le scandescenze. Elaborazioni, sì. Va bene. Allora, per finire in bellezza, tanto manca, siamo agli sgoccioli, Bruno Pizzul. Cioè gli sgocci, diceva gli sgocci della paella, sempre gli sgocci. Dalla grondaia. Allora, domani ci sarà la sentenza su Armstrong, che non è quello. Non è quello sulla luna, no, quel corridore Lance Armstrong, no, il quale è stato inquisito per doping, no? E dalla giustizia sportiva ciclistica americana, no? E rischia udite udite la revoca di tutti i titoli vinti, no, che sarebbero 7 giri di Francia, 7 Tour de France, così in un istante tutto volatilizzato. Ecco, allora io terminerei questo interventino così, diciamo dispettosino, così riverente, dicendo che sarebbe auspicabile, visto che c'è una sentenza ormai definitiva sul caso Juve Agricola, caso Juve Agricola, sentenza con prescrizione, ma con la frase che testimonia, che decreta che i fatti si sono appunto verificati, cioè il dottor Agricola aveva messo a disposizione una farmacia, come dire, proprio fornitissima, insomma, soprattutto di cose illecite, per cui con lo stesso le famose pozioni di Agricola, le pozioni le pozioni della Amelia, mi pare, il personaggio dei fumetti. Capito? Ecco, allora bisognerebbe, come dire, pensarci un po', no? Allora, se Armstrong non può avere i titoli vinti con il doping, perché la Juve sì? Perché la Juve può avere tutti questi titoli, nell'era del bagnino Gobbo e delle pozioni di Agricola? Tutto via tutto. No, come appunto c'era la maga Amelia, faceva le pozioni, via tutto, per magia, tutto. Vedeva anche delle stellette. Tutto, le stellette, sì, no, le stellette quelle degli agenti di custodia dei carceri, delle patrie galere. Vai. Allora salutiamo l'altro. Salutiamo tutti. Facciamo alla prossima occasione. Ciao a tutti. Ciao.